Va bene, ciao a tutti, bastardelli, siamo tornati dopo anni e anni e basta. Siamo qui questa sera per fare Vaporize. Vaporize. I ghiaccioli targati Vaporize. Oh. Chiamoli subito così. Frutti rossi. Frutti rossi, che è quello rosso, immagino. Ovviamente. Poi c'è quello viola. Carambola. Carambola, che sorpresa. E mango. Mango, benissimo. Allora, proveremo. Cosa facciamo subito? Frutti rossi. Frutti rossi, che dovrebbe sapere? Purtroppo di frutti rossi. Di frutti rossi. Anello non piace. Chi purtroppo è un Red Aster. Un Red Aster, tiralo, dai, tiralo. Allora, ti sei già spoilerato tutto, eh? Vai. Vai, nascalo. Vai, tu tira intanto, tu tira. Allora. Dual coil col complesso 0,15-60. Red Aster. Totale. Proprio. Però se apriamo l'aria si fa. Certo, Proprio totale Red Aster. Poi facciamo il cambio tip perché poi tocca a me. Allora, com'è? Va bene, ho già capito, fammi un tiro. C'è l'ice ovviamente, no? Ovviamente sono ghiaccioli. Puttana. È tostissimo, veramente freschissimo. È un Red Aster fatto bene. Allora, un Red Aster fatto bene. Allora, facciamo una premessa. È un Red Aster fatto bene. Quindi, classico frutti rossi con la menta e l'ice. Sì. Io però devo dire una cosa. Vaporart, questo potevate risparmiarcelo. Ok che ci sono persone che a questo liquido piace veramente tanto. Ed è stato anche il mio primo, Però potevate anche risparmiarlo. Vabbè. Scusate, abbiate pazienza. Allora, dato che comunque senza ice è abbastanza buono alla fine, no? Potrebbe essere buono senza ice. Questa è la mia opinione personale, Beh, certo. Io gli do così, gli devo dare per forza un'insufficienza perché c'è troppo ice, il gusto è buono, quindi gli do 5. Ok, tu quanto gli dai? Io gli do 5 perché comunque è fatto molto bene ed è buono, cioè nel suo è buono. Come gusto personale gli do 1. Va bene. Abbiate pazienza, madonna. Così. Benissimo, passiamo al mango. Mango? Tiralo, Nello, tu tiralo. Mango siberiano, Ugescrecchi. Mango siberiano. Oh, tiralo. Allora, io intanto nasco. Beh, questo qua sembra anche quasi mango, effettivamente. Questo è buono. Mango, non so se lo vedete. Mambo. Allora, intanto io... Madonna, mi ha distrutto la gola, Ho fatto 2 tiri, Mi ha distrutto la gola. Questo è quello che non si toglie. Quello è questo che non si toglie il tappo. Benissimo. Ecco, bravo, fai così. Togliamo quello. Metti. Bene. Ma questo è il bello della diretta, anche se non siamo in diretta. Però stasera ho deciso che è così. Allora. Questo è buono. Molto buono. Molto buono. E anche non ce n'è tanto di ice. No, ce n'è. Ah, quell'altro mi spingeva di più, È il classico, liquido ghiacciato al mango, però c'è un bel mango. Okay. Gusto del mango filippino, qua c'è tutto, Bello anche dolcione. Cioè, sì. Uno di quei dolci che comunque tirano noi, Cioè, nel senso, bello tosto. Non trovo tanto ice, probabilmente magari sono abituato già da prima. Sì, io qua. Sì. Si è fatto la bocca. Ovviamente c'è l'ice, non gli posso dar tanto, però gli do 7. Per... Allora, 6 perché c'è l'ice, ma come gusto del mango gli do 9 perché è buonissimo. Bravo. Buonissimo. Bravo. Bello dolcione, bello potente.
bello bomba, e quindi buono. Io allora, gli do un 8. 8? E con l'ice? Con l'ice diciamo che avrei preferito qualche cosina meno di ice. Va bene. Purtroppo nel mango l'ice ci vuole, però il giusto compromesso. Troppo ice, come sapete, a noi non ci piace. Maron. Allora, adesso proviamo l'ultimo, che è il carambola e maracuja. Ah, il carambola maracuja. Cos'è il carambola? Non lo so cos'è. È un frutto. E quello fatto a forma di stella. Ah, è un frutto tropicale fatto a forma di stella. Vai, tu tiralo che io nasco. Strano. Ma strano, però potrebbe dare soddisfazioni. Potrebbe? Allora, è particolare, perché comunque la carambola finora nello swap non si era sentita. No, io l'ho mai vista. Quindi potrebbe essere un liquido che mi piace, perché sapete che io premio l'originalità, eh? Ok? Però, vediamo se si sente. Allora, questo è più fresco del mango, secondo me. Sì. Questo è più fresco. Gusto originale, devo dire. La parte di carambola è questo, appunto, questo frutto fatto a forma di stella, andatelo a cercare su Google, e insieme alla maracuja. Devo dire che il maracuja non lo sento tantissimo, sento forse di più l'altro, il maracuja lo conosco. È un gusto nuovo che finora non si è mai trovato nello swap, è molto piacevole. A questo punto direi di proporre un liquido solo alla carambola per provare com'è. Quindi io qua l'originalità la premio, quindi gli do 7,5. 7,5. 7,5, e il maracuja lo sento poco, devo dire. Sento più... perché il maracuja lo conosco, questo qua no, però non sento maracuja, quindi credo che sia l'altro che sento. Quindi 7,5, dai. Linea, come si chiama la linea? Vaporize. Di Vaporart, che ringraziamo. E provateli, diteci qualcosa nei commenti, tutte le cose varie. Io vi saluto. Con l'ultima sbappata di Nello, nell'obiettivo sempre. Alla prossima video.